Una buona giornata al notaio Giorgia Manzini. Buongiorno carissimi, come state? Tutto bene? Sì, esatto, cerchiamo di tenere duro notaio e di dare tutte le informazioni utili ai cittadini e sicuramente anche lei ci può aiutare a dare le informazioni, in particolare per chi deve fare delle stipule o appunto degli atti in questi giorni di limitazioni, come vi siete organizzati e cosa potete fare voi notai. Come sapete, il notaio è un pubblico ufficiale e quindi è considerato un servizio essenziale. Noi rimaniamo aperti anche in questo periodo. Stipulare ai tempi del coronavirus, come può succedere? I notai d'Italia sono quindi al servizio dei cittadini, però abbiamo ricevuto delle direttive, anche noi ci dobbiamo attenere ai divieti e alle limitazioni per evitare il rischio del contagio e per evitare assembramenti di persone. E quindi ci si può spostare per recarsi dal notaio solo per casi di necessità e urgenza. Questa necessità e urgenza deve essere dichiarata dal cliente. Quali sono gli atti necessari e urgenti in questo periodo? Sicuramente i testamenti, sicuramente le disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari, il cosiddetto testamento biologico, oppure una procura urgente per un atto che deve essere stipulato in un'altra città o che deve essere stipulato all'estero. A volte anche le compravendite sono atti necessari e urgenti, però ricordiamoci che siamo in un momento molto particolare di emergenza e dunque se per caso il nostro contratto preliminare sta scadendo e noi temiamo di risultare inadempienti se non acquistiamo l'immobile, questa fattispecie, questo impedimento di questi giorni non rientra giuridicamente nell'inadempimento contrattuale perché è uno stato di necessità. Dunque, tutto ciò che può essere spostato deve essere rimandato. Ci sono arrivate delle indicazioni, come a tutti, dal direttore generale della pubblica sicurezza Gabrielli, quindi anche i notai possono circolare, ma solo con la dichiarazione, con l'autocertificazione, esattamente come gli altri cittadini. Noi notai dobbiamo tendenzialmente stipulare presso lo studio notarile, perché è un luogo attrezzato per rispettare le norme igienico-sanitarie. Possiamo anche recarci presso i soggetti contagiati, quindi affetti da virus, con tutte le cautele del caso, quindi ci dobbiamo bardare come i medici, non ci tiriamo indietro, la legge ce lo consente, anche qui è solo per i casi estremamente urgenti di testamento e dei pochi altri atti che veramente sono indifferibili. Ecco, notaio, appunto, voi come mettete in pratica poi le norme per proteggervi, visto che comunque quando poi le persone vengono per fare questi atti urgenti c'è la presenza fisica anche? Esatto, noi stipuliamo atti sia in modello cartaceo, quindi formato analogico o digitale, ma la legge richiede che la presenza fisica del notaio sia sempre necessaria e dunque dobbiamo rispettare le normative di sicurezza e mantenere le distanze fra le parti, clienti e collaboratori, non creare assembramento in sala d'attesa, quindi bisogna recarsi dal notaio solo su appuntamento. Mi raccomando, non venite a trovarci. Io dei clienti affezionati che vengono a raccontarmi di atti, di perizie, di istruttorie che possiamo tranquillamente rimandare fra un mese, perché andare dal notaio è considerata per certi aspetti un'uscita consentita. Ma purtroppo lo studio notarile non è un salotto, vi accoglieremo molto volentieri più avanti. Ora dobbiamo sentirci telefonicamente, dobbiamo rinviare tutto il possibile, dobbiamo solo stipulare gli atti urgenti in orari prefissati. Il cliente si deve presentare a sua volta munito di mascherina e guanti, perché non abbiamo la fornitura per poterveli fornire noi. E dunque il rogito, che comunque per sua natura è un assembramento di persone, può includere solo le parti contrattuali. Tutti i familiari, gli accompagnatori, i legali non possono presenziare in questo periodo e deve durare il meno possibile nel rispetto dei nostri obblighi di legge, di lettura, di spiegazione, di adeguamento dell'atto notarile alla volontà del cliente. Ecco, notaio,
Vogliamo ricordare, sicuramente questo è un momento difficile per tutti, le persone sono smarrite, ci sono anche delle difficoltà naturalmente ad adeguarsi a questo isolamento, però vogliamo ricordare e comunque violare le indicazioni, le ordinanze, i decreti è penalmente rilevante. Sì, ci sono conseguenze penali nei nostri comportamenti, oltre al fatto che possiamo causare pericolo a noi stessi e agli altri. Come sono strutturati i decreti? I decreti prevedono raccomandazioni e divieti. Le raccomandazioni, per esempio, per le persone anziane di stare in casa, di non fare nemmeno la spesa, non sono punibili, poi dipende dalle varie ordinanze nelle regioni o nei comuni. E i divieti invece sono punibili penalmente con una norma generale che è l'articolo 650 del codice penale, che dice appunto che viene punito chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità in ragione di giustizia, sicurezza, ordine pubblico e igiene. Quindi c'è questa funzione incriminatrice della norma, però ricordiamo che la sanzione prevista è di un arresto fino a 3 mesi e di una pena pecuniaria di 200, fino a 210 euro, ma non viene irrogata immediatamente dal carabiniere, dalle forze dell'ordine che ci fermano e svolgono i controlli, perché siamo pur sempre nell'ambito di un procedimento penale. Quindi il carabiniere riceverà la nostra autocertificazione e poi, se non sarà giustificata da motivi di lavoro, necessità o urgenza, allora, o di salute, potrà quindi emettere una denuncia. Dopodiché si svolgerà il procedimento penale. Per ripulire la nostra fedina penale sarà possibile ricorrere all'oblazione. Quindi ciò a cui andiamo incontro ora è il rischio di un futuro procedimento penale. In tutti questi casi dobbiamo anche ricordare che le nostre esigenze di privacy sui dati sensibili come quelli della salute in questo periodo sono espressamente attenuati. Quindi viviamo veramente un periodo particolare in cui anche la privacy, il regolamento entrato in vigore anche in Italia in seguito alla direttiva europea, viene fortemente attenuata solo per motivi di necessità, quindi le forze dell'ordine, la protezione civile, chi esegue questi controlli in strada, possono trattare i dati sensibili come quelli della salute e quindi comunicarli solo se ciò risulta indispensabile al contenimento del virus. Viviamo quindi in un momento molto particolare in cui la nostra normalità è fortemente alterata. Rispettiamo la legalità, legalità che ci viene garantita anche dallo Stato, e speriamo che duri il meno possibile. Notaio, c'è un messaggio, una persona che scrive: sono obbligato al rogito fissato in questi giorni, ma non riesco a traslocare. Cosa fare? Questa è un'ipotesi normale. Traslocare in questo periodo è quasi impossibile ed è giusto che sia così, perché i negozi sono chiusi, le imprese sono chiuse, tranne quelle dei servizi essenziali. In questo periodo, se noi slittiamo in avanti e quindi risultiamo ritardatari nell'adempimento di questi obblighi, nessuno ci potrà dire nulla. Non ricorriamo in ipotesi di inadempimento, perché c'è un'oggettiva impossibilità che non dipende da noi di svolgere le nostre attività normali, come per esempio traslocare o cambiare casa, anche stipulare il mutuo. Vedremo che anche le banche hanno imposto forti limitazioni pur garantendo il servizio essenziale. Ecco, infatti, notaio, a proposito di questo, chi aveva delle procedure in corso per avere il mutuo e poi sappiamo che c'è stato una sorta di rallentamento o di stop in tutte le procedure, cosa deve fare? Le banche come si stanno comportando? Guardi, le descrivo subito i messaggi che arrivano dalle banche. E noi nel nostro studio sono stati rimandati tutti i mutui, non tanto per indisponibilità nostra, quanto per decisione delle banche stesse di non far circolare i funzionari per recarsi alle stipule. Le banche, alcune, hanno mandato una comunicazione proprio in data odierna, per cui è possibile anche in banca, e come nello studio notarile, accedere solo previo appuntamento e solo per casi di necessità o urgenza. E quali sono questi casi? Nelle filiali ci possiamo recare solo per cambiare assegni, per ritirare valuta estera, per aprire la cassetta di sicurezza,
per richiedere una carta di pagamento per chi non ha l'internet banking, per prelievi di contanti, per il pagamento di pensioni in contanti, pagamento di F24 per chi non lo può fare in altro modo. È sempre garantita anche in banca la consulenza a distanza e l'operatività online. Quindi i principi sono sempre gli stessi, dobbiamo restare a casa, ci dobbiamo muovere il meno possibile, usare le nuove tecnologie, i servizi essenziali come appunto il prelievo di contanti sono sempre garantiti, esattamente come dal notaio, ma non ci si può recare in banca alla spicciolata come è successo nelle settimane scorse, occorre prendere appuntamento, proprio come dal notaio, non si può più entrare senza appuntamento perché ciò urta contro il divieto di restare a casa e di limitare al massimo il rischio di contagio. Ecco, le banche poi saranno chiuse di pomeriggio, molte filiali. Certo, su questo notaio altri due messaggi, scrive la persona, in questi giorni mia madre ha un appuntamento dal notaio per le firme di un rogito, se la fermano è sanzionabile? Lo ripetiamo, quali sono le norme? Deve portarsi l'autodichiarazione. Allora, abbiamo stipulato anche in questo periodo così difficile, occorre presentarsi, circolare con l'autocertificazione, quindi trovare il modo di stamparla, di farsela recapitare e poi descrivere lo stato di necessità. Qual è l'urgenza di compiere questo rogito? Questa dichiarazione la dovete rendere anche presso lo studio notarile, perché l'indicazione che ci dà il nostro Consiglio Nazionale del Notariato, in accordo col Ministero della Giustizia e della Salute, è quella di rinviare il più possibile le operazioni non urgenti. Ci sono operazioni urgenti, effettivamente anche di vendere un immobile se si ha necessità di liquidità proprio in questo periodo. Questa è sicuramente un'urgenza. Bisogna però documentarla, poi con la giusta documentazione nessuno subirà delle conseguenze. Notaio, un altro dice, ho acquistato un'auto fuori provincia, devo solo ritirarla, posso procedere? Io direi di no, io direi che possiamo aspettare qualche settimana, questi sono i classici spostamenti che non sono necessari, i benzinai sono aperti, certamente è possibile recarsi a fare benzina, ma dato che l'indicazione è di stare in casa e deve fare benzina o carburante solo chi utilizza l'auto per lavoro. Tutte le altre ipotesi, anche per esempio il meccanico, i meccanici sono aperti perché l'auto è un mezzo necessario perché si deve spostare per motivi di salute, di lavoro o di necessità. Ma in tutti gli altri casi occorre rimandare. Anch'io dovrei portare l'auto dal meccanico, non è nulla di urgente e dunque aspetto che finisca questo periodo di emergenza. Dobbiamo sempre ricordarci che meno circoliamo, più questo periodo sarà breve. Certo, poi ricordo ai telespettatori che le immagini di repertorio dello studio notarile del notaio Manzini sono appunto immagini di repertorio e quindi si riferiscono al periodo in cui notaio tutti eravamo più felici, va bene. Al periodo normale. Esatto, allora un altro sì, messaggio. Perché ora come funziona? Ora... Sì, prego, prego. Ora anche noi dobbiamo agevolare il lavoro agile e quindi tenere i nostri collaboratori e dipendenti a casa lavorando in cloud oppure direttamente in ferie o in congedo con tutte le modalità previste dalla legge. Lo studio per restare aperto certamente ha bisogno di un po' di personale, ma deve essere ridotto al minimo per evitare i rischi per loro, per noi e per tutti. Un altro messaggio, notaio. Mio marito è in cassa integrazione. Come faccio per pagare l'affitto? È sospeso anche questo come per la rata del mutuo? Ecco, proprio sugli affitti abbiamo esattamente una norma del decreto, questo è il decreto, la Gazzetta Ufficiale, con la relazione illustrativa, è stato un lavoro veramente immane, che non è completamente esaustivo, ma comunque ha affrontato moltissimi temi. Allora, sugli affitti ci aspettavamo appunto un aiuto, perché molte attività sono chiuse, pagare gli affitti delle case, dei negozi, degli uffici risulta difficile in questo mese di marzo, soprattutto per la scadenza di aprile. La norma ha previsto quindi un credito d'imposta per l'affitto pagato relativo al mese di marzo pari al 60% dell'ammontare del canone, ma purtroppo c'è una restrizione. È previsto questo credito d'imposta, cioè una sorta di recupero che poi possiamo fare in sede di pagamento delle imposte,
nei limiti del 60% del canone, solo per gli immobili classificati C1, e cioè negozi e botteghe. Per tutti gli altri immobili, ahimè, quelli abitativi, gli uffici, non è prevista alcuna agevolazione. L'unico rimedio è sempre la trattativa privata, l'accordo con il proprietario. Siamo in un momento di emergenza, è tutto sospeso e dunque questa può essere una strada. Ma nel decreto al momento il pagamento dell'affitto di casa, il canone di locazione, deve continuare. Vedremo cosa succederà, se verranno presi altri provvedimenti. Le chiedo infine, notaio, le assemblee dei vari enti, anche dei condomini, tutte le assemblee solitamente vengono fatte nella normale ordinarietà della nostra vita, come devono comportarsi, cosa succede? Sì, perché questo è un periodo in cui scadono i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie delle società. E quindi il decreto Cura Italia ha previsto una norma, l'articolo 106, che consente innanzitutto di allungare i termini per le convocazioni di queste assemblee delle società. Assemblee ordinarie, quindi invece di 120 giorni, possono essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Inoltre è prevista una modalità di verbalizzazione senza un eccessivo contatto fisico fra il notaio e le parti. È prevista un'altra modalità per le società quotate di avvalersi di un rappresentante designato, sempre per evitare gli assembramenti di persone. Anche nelle assemblee di condominio, posto che tutto ciò che può essere rimandato deve essere rimandato, quindi l'amministratore nello svolgimento delle sue funzioni può comunque adempiere a tutte quelle urgenze, cadono i calcinacci o ci sono opere urgenti di manutenzione da eseguire, salvo poi ottenere successivamente una ratifica dell'assemblea. Ma c'è un divieto di convocare l'assemblea di condominio in questo periodo, salvo che non sia possibile effettuare modalità di teleconferenza, cioè che tutti i condomini abbiano una linea internet e si possano collegare con le nuove tecnologie. Grazie notaio, grazie mille per tutte queste informazioni. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie, ci vediamo presto. Buona Arrivederci. Giornata. Grazie mille anche a Massimo Vuotto che ha realizzato tecnicamente questo collegamento.